Buonasera, se volete fondarvi, così possiamo iniziare. Grazie. Benvenuti a tutti. Nel mese di febbraio, marzo, a Pienza ricordiamo sempre, in maniera così, quest'anno però è un anno particolare, l'anno del centenario, e quindi questo non è solamente l'appuntamento annuale, ma è il giorno in cui partiamo a Pienza per ricordare i 100 anni della nascita di Mario Luzzi. E partiamo in maniera importante, con una serata di tutto rispetto, con persone importanti che verranno a vario genere, a vario titolo, a parlare di Mario Luzzi. La serata poi sarà arricchita da un bellissimo filmato, il regista qui presente, Zatti, che saluto, buonasera. Abbiamo visto qui davanti una scultura di Manfredo Rosella, che è presente, e quindi ringrazio anche lui della presenza. Vorrei anche, però soprattutto, ringraziare Paolo Mettere e Nino Petreni per l'impegno che tutte le volte mettono nelle attività. Voi sapete che a Pienza, in via di Costituzione, abbiamo già avvisato nel scorso mese di ottobre, si sta costituendo l'associazione La Marca. Ancora non era nata come un soggetto autonomo, nei prossimi giorni verrà la sua costituzione. Abbiamo già strutturato quelle che sono le caratteristiche della nostra associazione, che collaborerà a stretto compito con l'associazione omologa di Mendrisio, con la quale appunto siamo tra i promotori del centenario. Tutte le altre iniziative avverranno nel mese di settembre, ottobre e novembre di quest'anno, perché in vari posti poi Paolo Mendel qui sarà più preciso nel darvi le indicazioni, ma insomma durante in Italia avremo più e più eventi. A Pienza si concentreranno in questo periodo, vale a dire settembre, ottobre, con una mostra che poi probabilmente verrà replicata anche a Siena. E a questo riguardo volevo segnalare la presenza sia dell'assessore alla cultura del Comune di Siena, sia del professor Tarzanti, che è presidente dell'Accademia dei Fisiotrici e della Biblioteca dei Fisiotrici. Vorrei anche segnalare la presenza di una classe del liceo Poliziano, insieme alla sua professoressa, la professoressa Terzoli, che parteciperà poi alle nostre iniziative del centenario, che ringrazio di aver partecipato. Darei a questo punto la parola al mio sindaco per un saluto e ringrazio tutti della presenza. Buonasera a tutti, per me è un grande onore e un piacere portare il saluto dell'amministrazione comunale della città di Pienza. Questi eventi chiaramente vengono replicati più volte, ma quest'anno, come diceva pure Giampiero Colombini, è un anno particolare. Sono iniziati, diciamo, non chiamiamoli festeggiamenti, ma comunque le iniziative in ricordo della nascita, dei 100 anni della nascita di Mario Luzzi. Mario Luzzi, che credo sia stato uno dei più grandi italiani del Novecento, e quindi credo che abbia noi abbiamo l'onore di rappresentarlo e di ricordarlo, perché credo che abbia rappresentato l'Italia nel mondo in modo assolutamente importante. Fa piacere vedere una sala per iniziative culturali come questa piena, e ringrazio davvero Gian Pietro, perché poi è lui che, per quanto riguarda anche per la delega alla cultura, l'assessorato che ricopre, il grande lavoro che sta facendo in questi anni. Ringrazio Paolo Mettel, che è sempre assolutamente non disponibile, forse di più rispetto, diciamo, all'amicizia, ma anche al riconoscimento di questa grande figura,
che da sempre ha avuto un rapporto importante con Pienza e con l'associazione Mendrisio, sia il Comune di Pienza sia la costituenda associazione, ma anche diciamo, la banca, che è diciamo, l'istituzione che è stata costituita per Pienza come emanazione del Consiglio Comunale o comunque dell'amministrazione comunale, ha già fatto molto nel passato. Speriamo che in futuro possa fare di più in collaborazione con tutte le associazioni. Pienza è orgogliosa di rappresentare e di essere diciamo, uno dei tasselli importanti, credo, della vita di Mario Luzzi e credo che sia, dobbiamo essere tutti orgogliosi di partecipare, di essere coinvolti diciamo, in questo centenario, insieme appunto all'Associazione Mendrisio, ai comuni importanti che hanno rappresentato Firenze per ovvi motivi, perché era la città dove lui viveva, ma anche Siena, che è rappresentata, come diceva Gian Pietro, dall'assessore alla cultura Vedovelli e da una figura che ormai ci ha rappresentato anche lui in Europa e in Italia, Roberto Balzanti, che è il presidente appunto dell'Accademia degli Incontrollati, per noi è un grande orgoglio condividere con loro queste esperienze. Vedo tante facce amiche, non le cito tutte, riferite a Luzzi, perché credo che questa figura abbia creato un circuito di persone interessate alla cultura, ma soprattutto amici di Pienza, di Firenze, che siano amici del mondo. L'associazione Mendrisio di noi, come noi, si è dedicata a questo aspetto e quindi di questo la ringraziamo. Quindi nel dare diciamo, l'inizio, perché questa è la prima iniziativa a Pienza, a cui si uniranno altre, come ha detto Gian Pietro, io vi auguro di vivere insieme a noi questo periodo, questo anno che sarà un anno importante, per ricordare, per farvi vivere le esperienze di Mario Luzzi, che credo ogni volta che ognuno di noi vede o rivede o legge si arricchisce. Quindi io ringrazio davvero tutti della presenza e ringrazio tutti gli illustri ospiti che diciamo, più di me, anzi molto molto più di me, riusciranno a rappresentare la figura di questo grande italiano. E quindi grazie davvero a tutti, buona serata, buona visione e spero che tutti insieme appunto condivideremo nell'anno questo passaggio, tutte queste esperienze e iniziative che andremo a fare. Grazie. Talmente tanta l'abitudine, non avevo segnalato la presenza del figlio di Mario Luzzi, Gianni Luzzi, che ringrazio, ma è uno quasi di casa, quindi. Vorrei anche, perché dovete sapere che in realtà Siena ci ha onorato di partecipare a questa iniziativa, io ne sono particolarmente felice, anche della presenza del suo assessore alla cultura, che pregherebbe un brevissimo saluto prima di iniziare la nostra serata. Grazie. Ragazzi, buonasera a tutti, il mio saluto riconoscente per questa occasione, per questa opportunità di dare testimonianza di una rete di manifestazioni, di iniziative fra di loro collegate, nate spontaneamente nei luoghi dove Mario Luzzi ha lasciato, dato una traccia che se Luzzi ha studiato a Siena giovanissimo, ha dedicato alla città dei resti meravigliosi, la città l'ha onorato con innanzitutto il suo riconoscimento più importante, il premio Magica. E quest'anno noi abbiamo messo in programma, all'interno di un contesto naturalmente molto difficile da tanti punti di vista, abbiamo messo in programma una serie di iniziative. Innanzitutto il Palio d'Agosto, che sarà dipinto dal pittore straniero, è dedicato da parte alle a Mario Luzzi. Penso che questo sia un gesto
dall'alto valore simbolico. Il palio è l'altro elemento fondativo della città. La città quest'anno lo ricorda, ricorda il poeta esattamente attraverso il suo palio. Seguirà a settembre, ottobre, novembre, seguiranno una serie di iniziative, tra le quali ricordo un seminario organizzato dalle due università degli studi per stare di Siena e una notte bianca della poesia, alla quale parteciperanno non soltanto cittadini, ma anche studenti italiani e stranieri. E quest'anno la notte bianca è dedicata a Mario Rossi. E infine speriamo appunto di contare anche la mostra che si organizza. Io ho l'immagine di Mario Rossi, un filmato che è presente in un DVD, un documentario che facciamo vedere ai nostri studenti stranieri quando arrivano. Ovviamente è un documentario su Siena. Ma le prime parole sono i versi di Rossi, mi guarda Siena. È una cosa impressionante, il brivido che prende del cuore le aule quando il poeta dice queste parole e si vede questa città sullo sfondo. Vi ringrazio per questo. Grazie all'assessore. Vi volevo dire, fuori della porta, troverete sopra un tavolo dei fogli bianchi. Chiunque fosse interessato o a far parte della costituente associazione o comunque a entrare nella mail list per ricevere tutte le pubblicazioni potrà inserire il proprio nome e naturalmente l'indirizzo mail all'interno del foglio. Iniziamo la parola a Paolo Mendes. Buonasera e benvenuto. Faccio un saluto sicuramente a Gianni Ruzzi perché è il presidente effettivo del centenario Mario Ruzzi. Con Gianni abbiamo pensato a tutti questi avvenimenti, per cui lo ringrazio della sua presenza. Se mi segnalano e quindi segnalo a tutti, ma con gioia, e poi non saluto nessun altro perché vi ho salutato tutti col cuore, ma voglio sottolineare soprattutto la presenza degli studenti. Gli studenti sono la nostra fortuna, gli studenti sono il nostro tesoro, gli studenti saranno quelli, sicuramente qualcuno di loro in futuro prenderà questo posto, perché un po' saremo tremolanti di bocca, i denti di sangue saranno andati a finire, di Ruzzi non potremo parlare, ma ci saranno loro se avremo consegnato a loro il testimone valido per parlare di Ruzzi. Quindi grazie alla professoressa Persoli del liceo poliziale e grazie ai ragazzi. Per i ragazzi, se avranno coraggio di resistere fino alla fine, c'è una sorpresa particolare che abbiamo pensato insieme all'assessore Colombini di riservare a loro alla fine, però non a metà, per cui bisogna resistere fino alla fine. Non vi dico nulla di tutto quello che avverrà. Intanto passerò la parola a Armando Torno. Per noi è, almeno per me personalmente, è una grande emozione avere oggi Armando Torno, che prima di essere giornalista, editorialista del Corriere della Sera, è un grande scrittore, un grande pensatore. Ci frequentiamo in pubblico e in privato da anni, ma mai avrei pensato che avremmo accettato di arrivare in giornata da Milano e ritornare poi stasera, perché comunque domani al Corriere deve fare, brigare, eccetera, e averlo qui. Quindi per noi è un grande onore averlo portato qui e averlo come testimone di Ruzzi, perché comunque con Armando e con Mario Ruzzi abbiamo avuto almeno dei momenti irripetibili. Uno lo ricordiamo subito perché è legato a quello che abbiamo fatto mercoledì scorso in Duomo, cioè abbiamo letto La Passione con le installazioni luminose stupende di Marco Rotelli, la musica all'organo, eccetera. Nel 99, per gli 85 anni di Mario Ruzzi, abbiamo donato a Mario, in edizione speciatissima, libro numerato, carta speciale, eccetera, eccetera, La Passione di Cristo per gli 85 anni. Per tutti voi posso ricordare che i giornalisti ricordavano che nascosto tra le colonne, poi più nascosto tra le colonne di San Simpliciano, c'era anche Enrico Cuccia che venne a fare, a
presentare gli auguri a Mario. Un secondo momento, anche questo determinante e importante nella vicenda di Mario Luzzi, fu quando presentammo a Mendrisio, in un ambiente specialissimo, bellissimo, colmo di persone, che era il chiostro dei Servizi, dove attualmente c'è il Museo d'Arte di Mendrisio, presentammo Opus Florentinum completo. Fu la richiesta che mi fece Mario di poterlo mettere insieme e noi lo pubblicammo in un'opera completa. Ebbene, quella volta era di nuovo presente Armando Torno con Mario Luzzi, con il Cardinale Silvestrini. Quindi è veramente con gioia che passo la parola ad Armando Torno e lo ringrazio veramente di cuore di essere venuto qui in questa giornata per noi molto significativa e molto importante. Questo è il secondo evento del nostro centenario. Grazie e poi dopo, subito dopo, passeremo la parola al regista di questo film stupendo, Nino Bizzarri, che vi spiegherà la genesi di questo film e ci godremo questo film. Buonasera a tutti, io non sono, nonostante le parole dell'amico Paolo Metzel, uno scrittore, non sono meno che mai una persona che può ovviamente tirare le conclusioni su un personaggio importante della letteratura come Luzzi, però in alcuni momenti della vita l'ho incontrato, ci ho parlato, abbiamo scambiato tante idee, sono stato presente in alcuni momenti piccoli e grandi, lui è ancora vivente. Devo dire che ho avuto anche forse così la fortuna di fargli scrivere gli ultimi articoli per il Corriere della Sera, ho diretto le pagine culturali per 3 anni e quindi ho avuto anche questa incombenza e mi ricordo che alle telefonate di solito rispondeva: beh, visto che me lo chiedi tu allora lo devo scrivere, ed è una bella cosa insomma, perché poi gli articoli, le parole restano e tutte le nostre speranze, magari le emozioni così si dimenticano. Io oggi vorrei dare questa testimonianza non come un critico, non lo sono, né come una persona che può scrivere un capitolo di una storia della letteratura che è ancora in formazione e Luzzi rappresenterà una parte importante del Novecento italiano, non soltanto del Novecento. Volevo semplicemente, un po' come si fa per certe figure grandi, vedere in prospettiva che cosa mi ha insegnato Luzzi e che cosa porto nel cuore di questo poeta, ma non soltanto poeta, di questo uomo di cultura, di questo testimone in fondo di un qualcosa di importante in un mondo sempre più disattento. E allora semplicemente io vorrei cominciare proprio dall'altra sera, quando nel Duomo di Milano, con delle magnifiche luci di Marco Nereo Rotelli, è stata recitata La Passione. La Passione Luzzi la scrisse nel 99 per la Via Crucis al Colosseo. E La Passione, la Via Crucis è un appuntamento tradizionale, noi lo si vede in televisione abitualmente, però poi queste cose si perdono un po' nel tempo, nel senso che riletta magari qualche anno dopo il testo è più perfetto e magari ha un'altra, diciamo così, valenza. Luzzi la scrisse nel 99, nel 98, alla fine del 98 era uscito Il Meridiano, all'inizio del 99, erano quei mesi, curato dal professor Verdino, che possiamo salutare così in assenza, ma ci ha seguito tante volte, e Meridiano Mondadori raccoglieva un po' la sua opera poetica e un intervistatore gli chiese appunto, chiese a Luzzi, col sorriso del ragazzino che trasferisce tutti, insomma, Luzzi accarezza il Meridiano, è uscito qualche mese fa, già ristampato, e poi sono parole di Luzzi Borbotta, il titolo di questo volume è accademico, l'opera poetica. Ma c'è il teatro, che per me è una derivazione della poesia, ci sono le prose, le traduzioni,
ho imbrattato parecchia carta nella mia vita e non mi sono impegnato a non scrivere più. Nonostante queste parole, arriva, diciamo, la richiesta di Giovanni Paolo II, che non era un papa semplice. Io non ho mai avuto la fortuna di cenare con lui, ma ho avuto la testimonianza di amici che hanno cenato con lui, e il papa era cordialissimo, invitava e poi dava ordini sulle cose da fare. Diceva: lei professore adesso deve curare quest'opera perché è importante che la gente lo legga, coraggio, 4 volumi, 5 volumi. Cioè, non era un papa semplice, ecco, era un papa che dava ordini, ma forse i papi è bene che diano anche degli ordini oltre che fare i papi. All'invito di Giovanni Paolo II, Luzzi, che ha appena detto queste parole, forse ho smesso di scrivere, forse quest'opera è un compenso già della mia vita, forse non ho più da aggiungere quello che in fondo andrebbe aggiunto, bene, Luzzi riprende la penna. E allora l'intervistatore che gli chiede: ma lei ha ripreso la penna? Insomma, professor Luzzi, maestro Luzzi, ma cosa è successo? Perché scrive questa Via Crucis? E allora Luzzi risponde, uso le sue parole: al primo momento sono stato esitante, non per la specie di ribalta in cui mi mette, ma perché devo essere interiormente nella condizione giusta per usare il linguaggio imposto dall'altezza del tema. Quale tema è più elevato di questo? Anche per uno che non crede a nulla, la passione di Cristo è un'immagine, un exemplum di tale valore. Se poi uno ha una specie di convinzione e ha amore, questo mi tratteneva. Poi mi sono messo al lavoro e, lei lo sa, una parola tira l'altra, non si pensa più a nulla, solo al testo. E ovviamente l'intervistatore lo incalza, dice: ma la Via Crucis, le stazioni, c'è una scansione, c'è tutto. E qui appare, ecco, che diciamo così, l'uomo Luzzi si tira da parte e scatta quello che è il fuori dell'artista, che guarda con prospettive che sono diverse da quelle dei tempi normali delle nostre faccende. E dice: il suo testo segue l'ordine delle stazioni della Via Crucis, e lui risponde: le stazioni della Via Crucis non mi interessano, a me interessa la passione in sé. Quindi ho scritto La Passione di Cristo, un testo con lui unico protagonista, lui che parla, un monologo rivolto al Padre, in cui si dibattono la natura umana e il divino compresenti nella sua tribolazione. Allora, sono parole che io ho detto anche l'altra sera in Duomo, mi ha pregato l'amico Mette di ripeterle, ma sono parole piuttosto profonde che appunto danno origine a questa nostra meditazione di oggi, quella che io vorrei offrire a una persona che continua a insegnare come Mario Luzzi, continua a dirmi qualche cosa al di là del tempo. Questa è un po' la funzione della poesia, dell'arte, no? Saper parlare anche dopo tanti anni con parole presenti. In realtà Luzzi si è trovato di fronte a qualcosa che effettivamente riassumeva un suo terribile dubbio. Per tutta la vita Luzzi ha inseguito il valore della parola. Se voi desideraste un giorno riassumere il Novecento e vi chiederete: ma cosa è successo nel Novecento alla parola? Forse l'immagine migliore è quella che hanno dato alcuni filosofi. Nel Novecento la parola ha compiuto quello che in termini marinareschi si chiama un naufragio. Ha perso spessore, ha perso valore, è finita su una riva ignota. Molte parole hanno perso significato, i discorsi si sono svuotati, la pubblicità l'ha gonfiata, come così alcune pietanze gonfiano i ventri. Sostanzialmente si parla molto e non si dice più nulla. Ecco, Luzzi invece aveva cercato per tutta la vita di ritrovare il valore quasi sacrale della parola, il valore che ognuno di noi ha sacro in sé della parola. E in particolare la Via Crucis che cos'è? Cosa diventava per lui? Diventava il dramma della parola, quella parola che appunto c'è all'inizio della Via Crucis, che ricorda, che parte dal Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, io lo ricordo a tutti, in principio era la parola, e la parola era presso Dio, anzi la parola era Dio, quel termine che noi traduciamo impropriamente parola, in greco suona logos, ma quella parola comunque che crea, quella parola attorno a cui si svolge la creazione,
a un certo punto si materializza nel giardino del Getsemani e si sdoppia. C'è una parte del Dio che ha creato, di quella parola, che chiede al Padre perché lo ha abbandonato, perché deve andare incontro a questo sacrificio. La passione e soprattutto le ultime ore di Cristo sono un dramma umano e un dramma divino al contempo. Anche se non si leggono questi fatti con gli occhi della fede, ci si rende conto che una parte di Dio chiede all'altra parte di Dio perché. Ed è proprio quella parola attorno a cui si svolge la creazione che domanda perché. E Luzzi, ovviamente, come interpreta questo fatto, dicendo: non mi interessavano le stazioni, non mi interessava il Cireneo, non mi interessava nulla. Diventava questo monologo del figlio rivolto al padre, e questa parte di Dio che chiede all'altra parte di Dio, attraverso una terza parte di Dio, che cosa è successo, perché questo sta accadendo. E effettivamente quello che lui dice nella passione è un po' il riassunto della sua vita. Io mi permetto soltanto, poi ci saranno ovviamente delle letture fatte molto meglio, io dico soltanto che alcuni frammenti di tutta la sua vita, prendiamo in tempi diversi, ripercorrono questo dramma della parola e questo naufragio poi dei significati. Pensate ad esempio della barca, l'immensità dell'attimo, già di per sé c'è questo tema del tempo. C'è un frammento soltanto che vorrei ricordare, che dice: il suono d'ogni voce perde sé nel suo grembo. Provate a isolare questo frammento: il suono d'ogni voce perde sé nel suo grembo, quasi che ogni voce, per capirsi, debba essere interiorizzata. Ma di più, pensate a quello che scrive per il battesimo dei nostri frammenti in dizione. Dice: sono parole di Luzzi, sono parole che io forse non leggo nel migliore dei modi, ma vi prego di sentire ancora come frammenti. Superflua è quella grammatica, la metafora è già, sei tu la metafora, lo è l'uomo, e la sua maschera, lo è il mondo, tutto da quando è. Cioè tutto diventa metafora, ma ancora di più nella poesia con l'alta parola. Ecco che Luzzi diventa veramente, in questo caso, accosta quella che è la sua visione a quella che in fondo noi troviamo nei grandi filosofi, nel secondo Wittgenstein, quando si chiede qual è il significato del villaggio, o quando, del linguaggio, o quando ad esempio Heidegger si chiede nel suo volume, che in tedesco si dice Sprache, penso che sia stato tradotto in cammino verso il linguaggio, cioè occorre una specie di itinerario per giungere a cogliere il significato della parola. Luzzi si accosta a questa visione, a questo tormento, a questo itinerario, e usa parole altissime quando a un certo punto cerca il significato. E quindi, dopo aver chiesto alla parola di volare alto, di andare al di là di quelle che sono le contingenze, di toccare tutti i punti cardinali dei tuoi significati, della tua significazione, si rivolge alla parola sostanzialmente dicendo: nel buio della mente però non separarti da me, non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola, senza il caldo di me, o almeno il mio ricordo, sì, luce, non disabitata trasparenza. La parola che naufraga è disabitata trasparenza. E allora ci chiediamo qual è un messaggio che noi possiamo ricavare da un insegnamento come quello di Luzzi. I critici scriveranno altri libri, verranno compilate altre antologie, forse altre raccolte verranno fatte. Magari un critico un giorno dirà che Luzzi era più importante per questo o quell'aspetto, lo metterà in una scuola o lo spunterà in un'altra, ma senz'altro questo pensiero, questa sofferenza sulla parola di Luzzi è qualcosa di epocale, qualcosa che va messo nell'ambito del Novecento e va tenuto come un tesoro. Quando la parola entra in crisi, le civiltà cambiano. Se vi ricordate la fine del IV, del V secolo, quando arrivano i sofisti, la parola non ha più significato. Platone se ne accorge, li combatte, ma i sofisti dicono: la parola è tutto. Se vi ricordate cosa succede quando la parola viene stampata, siamo alla fine del 400,
e quando avviene una rivoluzione che non ha pari, simile a quella che oggi noi stiamo vivendo con internet, quando la parola si moltiplica, esplode, eccetera. E allora in questo periodo, in questo momento, arriva appunto un suggerimento di un poeta che chiede alla parola di non andarsene, di non perdere significati. Io penso che, e mi rivolgo in questo caso agli studenti, io penso che quando a scuola molte volte si parla di romanzo, si parla di poesia, bisogna sempre avere davanti dei grandi esempi, mai dei cattivi o dei piccoli esempi, perché si rischia di travisare quello che in fondo è il lavoro dell'arte e la sua significazione, il suo messaggio, tutto quello che vogliamo. E per, diciamo così, per dare un senso a tutto quello che ho detto oggi, mi riferisco a una battuta che troverete in un saggio di Henri Bergson, filosofo vissuto tra 8 e 900, filosofo che recupera tutta una serie di meditazioni sul tempo e che scrive un saggio importantissimo sul riso, sul significato del comico. In questo saggio c'è una osservazione molto bella e dice, questa osservazione, che cosa rivela un'epoca? Chi è la persona che può dirci cosa accade in un'epoca? E lui risponde semplicemente, uno è il comico e l'altro è il poeta. Se in una certa epoca c'è confusione, il comico vi dice che c'è della nebbia. È soltanto il poeta che vi può dire cosa c'è al di là della nebbia. Ecco, Mario Luzi semplicemente era un poeta. Poi aveva tante altre qualità umane, artistiche, letterarie, eccetera, però era un poeta che al di là della nebbia ha detto: attenzione, la parola rischia di morire, e la parola è tutto, perché la parola è anche qualche cosa che fa parte di Dio, perché l'inizio del Vangelo di Giovanni ricorda che in principio la parola, e la parola era presso Dio, anzi la parola era Dio. Quel logos non possiamo tradurlo diversamente. Se qualcuno di voi prendesse un lessico greco, troverà significati a centinaia di pagine sul termine logos, ma il prologo di Giovanni, per quanti sforzi si faccia, è scritto con un linguaggio stoico, e nel linguaggio stoico in quel momento logos poteva tradursi soltanto con verbo, parola. Poi occorrerebbe distinguere la voce dalla parola, da altro, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Accontentiamoci del fatto che nel giardino del Getsemani si è celebrata una tragedia dove una parte di Dio non riconosceva più se stessa attraverso un'incarnazione. Dio si fa uomo e allo stesso tempo non si comprende, ed è quella parola creatrice che non riesce a comprendersi. Noi non riusciamo più a comprendere le parole che emettiamo, le voci a cui diamo vita. E attenzione, questo Mario Luzi ci dice, è molto importante stare attenti a questa fase. Ricordatevi, al di là della nebbia, il poeta vi dice quello che sta accadendo. Grazie. Grazie, grazie a Mandatorno per quello che ha detto, grazie per il sacrificio che ha fatto quest'oggi per venire qui a Pienza e per ripartire immediatamente. Anzi, segnalo che non potrà rimanere stasera perché dovrà fare rientro a Milano, ma grazie, noi siamo entusiasti e ammirati, non solo per quello che ha detto, ma per la disponibilità che ha dimostrato per, anche per Pienza. Insomma, per questo motivo io sindaco le consegna un ricordo di Pienza, un ricordo di Mario Luzi, sperando che possa esserle gradito. Questo film che è davvero visto ieri sera l'anteprima,
è bello, è piacevole. Forse per i ventini avrà anche un particolare significato. Rivedremo delle persone che purtroppo non ci sono più, vicino a Mario Luzzi. È un filmato che a me perlomeno ha ispirato un grande piacere, una grande sensazione di benessere, di vedere anche la tranquillità di Mario Luzzi e dei suoi amici, qualcuno è stato ripreso anche in sala. Chiamerei il regista pure fare una breve introduzione prima di vedere il filmato. Ha affrontato il viaggio da Roma e quindi io lo ringrazio per la grande disponibilità che anche lui ha dimostrato per l'esperienza. La mia presenza è un tale piacere che insomma non c'è viaggio che possa oscurare tutto questo. Ho scritto una nota in modo da essere breve, preciso. Così. Preciso, cioè soprattutto breve, così. Una nota su come è nato questo film. Adesso vedrete. E film si chiama Nulla dappertutto. Non potrei dire di essere stato amico di Mario Luzzi, ma ho avuto la grazia di incontrarlo diverse volte. Da quegli incontri è nato il film. Ho sempre pensato, con giudici, che Luzzi fosse il poeta della Venezia. Se ne aveva la sensazione anche ascoltando. Offriva solo pensieri che aveva personalmente pensato, senza sospetto di letteratura. E il suo modo di parlare, all'apparenza lento, rispondeva a un desiderio di esattezza che riusciva sempre ad arrivare al punto nodale dell'argomento senza vaghezza e senza spreco. A volte, all'improvviso, si scorgeva anche una sua gentile impenetrabilità. L'occasione per incontrarlo è stata una lezione che da lui tenuta all'Accademia della Crusca, che ruotava intorno all'idea di madrelingua. Alla fine mi chiesi di poterci rivedere, gli domandai senza insistere se potevo portare con me una macchina da presa e una piccola truppa. E Luzzi, che aveva qualcosa di regale, non disse di no a priori. Così ci siamo ritrovati in estate a Pienza, poi in occasione del suo 90° compleanno e di seguito mi ha invitato diverse volte a casa sua a Firenze. La costruzione del film nasce da un intento, non so quanto temerario, di fare un film non su Luzzi, ma sulla sua poesia. Come è possibile, mi sono chiesto, si può filmare la poesia? Che significa? Come si fa a mettere in rapporto un'immagine visiva con un'immagine scritta, senza cadere nel rischio tremendo dell'illustrazione? Né in quello uguale contrario dell'accoppiamento arbitrario, casuale, tra immagine e parola? Il discorso che si apre qui sarebbe lungo, ma qualcosa possiamo dire. Ho lavorato tenendo a mente alcune illuminazioni dello stesso Luzzi. Le immagini poetiche non vanno interpretate e spiegate, ossia portate a concetto, bensì completate nel loro fluire, fruite nella loro immediatezza, nel loro pure apparire. Qualunque intromissione di elementi concettuali nella visione, anche quando sono di grande livello e tendono per così dire a penetrare l'immagine per fissare il contenuto, certo aiutano a cogliere qualcosa, a volte anche molto, ma fatalmente perdono l'immagine, ossia l'esperienza dell'immediatezza che l'immagine poetica consente. E l'immediatezza al cinema è tutto. La grande poesia risveglia nel lettore la sua forza immaginante. Certi versi provocano una ripercussione, un riecheggiamento interiore, una risonanza. Il cinema può
e deve fare questo, carpire la risonanza. È un atto di partecipazione e di immedesimazione con il lavoro immaginante del poeta e al contempo di reinvenzione delle sue immagini al di là di lui stesso, senza mai cadere nella gratuità e nella casualità, come dicevi. Compito del regista è restituire una temperatura, una durata, una cadenza, un fuoco, con assoluto rigore e seguendo l'imperativo della fedeltà. Creare immagini fedeli a partire dalla risonanza che il verso prologa è possibile perché l'immagine catturata da un poeta ha le sue radici in ognuno di noi. Allora, 2 minuti per far notare gli altri e facciamo partire il filmato. Marco Nerotelli è qui, è sempre qui con noi, noi lo vediamo sempre, vedete, noi abbiamo messo qui questa sua scultura, cioè la grafia di Mario Luzzi, è una scultura che è sempre presente nella nostra sala convegni, quindi lui e la sua presenza sono costanti e do a lui la parola perché completi questa bellissima visione. Tutta una serie di cose che ovviamente sono quasi ovvie, ma bisogna dirle, ringrazio gli amici che mi hanno portato qui da tanti anni, quindi ringrazio molto Lino per esempio, che è quello che mi ha avvicinato, Lino, quindi, che mi ha sempre avvicinato a Pienza e ha anche organizzato assieme ad altri poeti, Maria Modesti che vedo qui, Caterina che era vicino a Mario, ha sempre così cercato di mettermi sempre più vicino a questo grande uomo che mi ha aiutato molto. Poi nel tempo ovviamente sono nate anche di nuove amicizie che hanno fortificato e rinnovato il mio rapporto con la poesia di Mario e devo questo a Paolo. È significativo questo libro di Marco che vediamo qui, una frase che mi donò Mario, io riporto il mio lavoro a quello della scrittura, che per me è come scrisse Faulkner, è un piccolo filo che attraversa il mondo, unendo angoli del mondo come fossero gli angoli di una pagina. Quindi questo non chiuderti però, no Mario, forse questo senso, venire a punti diversi del mondo. Così nel presentare questa cartella grafica che ho fatto grazie all'associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia del Mondo, che sono felicissimo di presentare in anteprima Pienza, non posso che ricordare il momento in cui Mario mi donò la poesia. Io sono veneziano, nel 2001 curavo per la Biennale di Venezia la prima grande ingresso della poesia alla Biennale, un grande critico d'arte, curatore d'arte che era Ara Zerna, che volle appunto un ingresso alla poesia. Io lì, oltre a creare una grande installazione con 100 porte, dove ognuna riportava una poesia, ho invitato 4 grandi poeti, Luzzi, Zotto, Sanguinetti, e poi un altro guardato da Torniero, Adonis, a
a intervenire insieme a quattro grandi intellettuali che erano Cacciari, Battimo, adesso mi ricordo, in modo che questo punto era molto interessante, perché la domanda centrale era un punto molto caro a Luzzi, che Luzzi citava spesso di Leopardi, cioè sul rapporto tra arte e poesia, esattamente nel punto in cui Leopardi diceva tanto va e mira la poesia al bello quanto la filosofia al vero, che dobbiamo chiedersi il perché di questa grande assonanza e dissonanza tra questi linguaggi. Ecco, Mario mi donò una poesia su Venezia, il giorno, una poesia strabiliante, mi chiese per scherzo cosa pensi di Venezia, io gli risposi con l'alfabeto muto, facendo la parola con l'alfabeto muto, e da questo è nata un'opera, appunto Venezia, vuol dire così è bellissima, poi chiederò se mi sarà letta, perché sono preso a Luciano. Poi nella grafica ricostruisco con le ombre della mano la parola Venezia, il testo di Cacciari, che Massimo appunto ha scritto appositamente è strabiliante, anche questo ve lo leggo, se no lo trasformerei in poesia. E la poesia di Mario Strabiliante, io ricordo appunto questa scrittura che diventa un filo che unisce gli angoli di questo foglio, questo alfabeto muto, qualcosa che non è più muto, ma è una parola centrale della poesia di Mario e del comportamento di Mario, e cioè la parola vita pura. Che cos'è vita pura? Detto con le parole di Mario, è semplicemente aprire gli occhi con semplicità, guardare il mondo di Mario, con la sua poesia, si è insegnato a guardare. Grazie. Grazie di nuovo. E anche diamo anche a Rotelli il nostro pensiero per la confidenza, sperando di fargli cosa se lo dica. Grazie di nuovo per essere venuto. Aggiungo solo una cosa che è bella, che è ancora una cosa nata prima dell'associazione Luzzi. Nel 2001 con Mario abbiamo fatto questo intervento alla Biennale di Venezia assieme a tanti poeti del mondo, Derek Walcott, Ferlinghetti, grandi poeti del mondo. Nel 2005 Mario ha mancato, io l'ho realizzato sempre per la Biennale di Venezia, Isola della Poesia, l'illuminazione di un'isola, e realizziamo una notte di poesia a Venezia, grazie appunto al sostegno di Mentel e al contributo di tanti poeti. E quella notte la poesia dedicata a Mario fu straordinaria, perché illuminammo quei luoghi bellissimi di Venezia, ma che erano meno in luce, perché anche lì, come Mario ci aveva insegnato, forse i messaggi più intensi passano alle zone d'ombra della bellezza. Grazie. Grazie a Marco Rotelli. Adesso abbiamo un momento molto atteso, ovvero sentiamo la parola di Luzzi e abbiamo chiamato un caro amico nostro, ma una persona e una voce recitante molto impegnata sul fronte di Luzzi. Parlo di Luciano Brunelleschi. Luciano è venuto l'anno scorso con noi a Stazzema, dove presentammo la placchetta commemorativa dell'ottavo anniversario della scomparsa di Mario, e quindi invito Luciano Brunelleschi a leggere alcuni brani, ci dirà subito da dove comincia, e avremo per almeno altri due interventi. Grazie Luciano. Conoscerò la morte, la conoscerò umanamente, da questa angusta porta mi affaccerò su lei che tu, vita onnipresente, non conosci se non per negazione. 3 giorni durerà per me l'esilio,
che per altri non ha fine. Poi la vita mi richiamerà a sé e avrà la vittoria. È previsto fin dal principio. Quella pausa, padre, mi impaura. È un luogo dove tu non sei. E io da solo, senza te, pavento. Che cosa mi aspetta? Chi governa il nulla, il non presente, il non essente? O è un inganno della veduta umana ciò che io, impaurito, ti confesso? Devo io portare la vita dove la vita è assente e portarla con la mia morte? E questo è il prezzo, questo supplizio. E così, padre, io vanamente ti tormento. Più che la morte è la via per arrivarvi, la via crucis che mi dà angoscia perché è dolorosa e aspra nelle carni e spezza il cuore di Maria, mia madre, perché infame e odiosa è la ressa di questi uomini e donne alzati contro me. Mi prende e mi tormenta il dubbio che il mio insegnamento sia fallito. La mia permanenza sulla terra è stata vana. È bella la terra che tu hai dato all'uomo e alle altre creature del pianeta, scelto per loro in mezzo all'universo. Io non sono di questo mondo, eppure non potevo se non teneramente amarla. E ora quell'amore mi si ritorce contro. Non è su me che voi dovete piangere, ho detto alle donne impietosite, ma sui vostri figli e su voi stesse. La terra sarà fatta un luogo di dolore, ma il mio sacrificio è scritto che li assolva. Piango anche io, Signore, vedo i miei fratelli che afflitti rifaranno questa via di secoli, nei millenni. Sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile e esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne e perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini, le loro occupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi, gli animali. Mancano oggi, qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, oppure troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna.
padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore, non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti nella Trinità, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina, ahi padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero, tu solo. Dal sepolcro la vita è deflagrata, la morte ha perduto il duro agone, comincia un'era nuova, l'uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal tuo sangue ha dinanzi a sé la via. Difficile tenersi in questo cammino. La porta del tuo regno è stretta. Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ora sì che invochiamo il tuo soccorso. Tu guida e presidio, non ce lo negare. L'offesa del mondo è stata immane. Infinitamente più grande è stato il tuo amore. Noi con amore ti chiediamo amore. Amen. Questa che è la prima manifestazione di questo periodo, di questo anno che è l'anno del centenario. In particolare però queste prime eventi che si sono succeduti dal 28 di febbraio fino a oggi hanno il duplice connotato di essere sia il nono anniversario della morte o dei pressi non l'università della morte che i primi eventi del centenario e quindi io di questi primi eventi tutto lo svolgimento degli eventi del centenario ringrazio chi ti ha soprattutto Paolo Metto che ti è dato molto da fare e ha organizzato una serie di eventi molto importanti, di cui questo è solo il primo, anzi secondo, terzo, comunque che si occuperanno e che correranno per tutto l'anno sia in Italia, poi ve ne parlerà forse Paolo nel dettaglio, ecco, e comunque sia in Italia che anche adesso in particolare a Metrisio, dove sono due eventi, a Parigi e forse anche a Roma. Detto questo, niente, io ringrazio, mi auguro
che soprattutto per Pienza questo seme sia un seme, diciamo, duraturo, e che oltre l'associazione La Barca, che ben senso si costituisce oggi in un ente autonomo dal comune, lasciatemi dire cosa che avevo raccomandato già dall'inizio, comunque spero che sia la biblioteca che c'è, il centro Barca, sia anche la ricostruzione dello studio di mio padre si possa essere in maniera museale qui portata e rimanere in maniera permanente. Mi rendo conto comunque delle difficoltà che si potranno essere dal punto di vista museale, quindi per chi la potrà gestire, però la ritengo una cosa estremamente importante. Ecco, detto ciò, grazie. Passo la parola adesso a Nino Petrelli. Nino Petrelli, che rappresenta il Centro Studi La Barca, ha da portare a conoscenza una bellissima iniziativa. Questa iniziativa di questa plachetta o comunque di questa poesia inedita, ritenuta inedita in qualche modo, ma comunque che non è la più venuta fuori. Ed è comparsa adesso, siamo in un momento in cui Mario Luzzi scriveva ancora a macchina, ma scriveva anche, quindi c'è anche l'autografo a mano. Quindi Nino Petrelli, per conto del Centro Studi La Barca, ha pensato di far stampare questa poesia inedita che oggi presentiamo, e quindi adesso passo proprio la parola a Nino per questa sua idea, per questa sua iniziativa. Grazie. Grazie a tutti, e grazie a voi, grazie al Comune, grazie a Paolo. Due sole parole. Abbiamo visto il filmato, chi era presente per l'occasione dei 90 anni di Mario Luzzi a Firenze, nel Teatro della Compagnia. Non so se avete visto quelle prime immagini, la folla di studenti che erano lì a onorare il poeta. E questo mi rifaccio alle parole sia dell'assessore Colombini che di altri che mi hanno preceduto sull'importanza di portare Luzzi o comunque la poesia nelle scuole. È un'immagine bellissima, ve la ricordo, eravamo lì presenti con tanti di voi, rappresentanza di Pienza, vedere la folla di questi giovani studenti lì che prendevano appunti, guardavano ammirati questo grande poeta. Pienza e Luzzi. Qui nel 94, in occasione di 80 anni, Pienza dette a Luzzi la cittadinanza onoraria. 80 anni. Nell'occasione fu stampato un volume, Questa terra, questa luce, che è un documento sia per alcuni versi di Luzzi, che ci famosi di Luzzi, da Eglise, Pasqua Luciana, dalla Torre, tante altre cose, ma soprattutto c'erano i commenti di alcuni amici suoi, Mario Specchi e altri, che come si è detto, come ha detto il Colombini, qualcuno non c'è più, ma come dice Mario, molti che sono morti sono ancora vivi. Lui parlava di Bigongiari, parlava spesso di Don Flore. Nel 94 la cittadinanza onoraria, nel 99 per sua disposizione precisa lasciò a Pienza, al comune di Pienza, i suoi libri, i suoi manoscritti, tante cose. Ci fu un atto di riconoscenza di cui però il comune di Pienza sempre apprezzare e nello stesso tempo valorizzare. Nel corso degli anni molti sono qui, l'hanno conosciuto, io mi devo ricordare i viaggi con Roberto Lino, con l'Anna Maria, andavamo a casa, sì,
andavamo a casa di mare in via della Riva, settimanalmente tutti i volumi che sono qui li abbiamo portati settimanalmente. Ogni venerdì si veniva e si portava lì, i libri li abbiamo portati in montagna, non solo quelli che li aveva, ma lui era miniera, tutti i giorni arrivava alla montagna di lui, di libri a lui, per tanti che gli scrivevano. Avete visto il suo studio, la sua casa, via Vellarina, le carte, i libri, da tutte le parti. E anche qui era qua. Ma anche quello è un segno, non di disordine. Avete visto la poltrona di Vigni, o il Vincenziani, insomma. Sempre in terra lì. Era la sua caratteristica, perché tutti gli scrivevano, tutti gli mandavano. E lui, quella era un'altra caratteristica, grande poeta, insomma, critico, perché Giusto non era solo poeta, critico d'arte, opere teatrali, e prose, prose, che forse sono state lasciate da parte quando arrivavano tante. E lui aveva un pensiero per tutti, non faceva mai una prefazione, questa è la bellezza del mondo. È venuto qui fino agli anni 76, forse, con un piccolo merito di averlo portato a Piazza, perché prima andava a San Quirico e San Quirico non me l'ha perdonato, però è venuto a Piazza e Piazza si è trovato benissimo, poi ha trovato Don Flori, ha trovato Don Nico, tutti gli amici, ma al di là degli artisti, Emo Flamini, Mario Pierrotti, Piero Sbarruzzi, lui era amico di tutti. Avete visto lì nella piazza? Parlava di Grullo, di Strullo, la differenza dello Strullo a Piazza, dello Strullo a Firenze, insomma, era così, amico di tutti nel bar. Questa è la grande dota umana di Mario Luzzi, saper diventare amico di tutti, parlare ad altezze elevate con Flori, ma anche di Strullo nella piazza con tutti. Questo è il grande fratello. Lui ci ha fatto un grande dono nel corso degli anni del Centro Studi. Abbiamo pubblicato delle cose, tutti gli anni si pubblicava al Caverna, molto ricercato, molto ancora studiato da chi fa ricerche su Luzzi, tuttora ci sono studenti che fanno le ricerche, le tesi, e noi siamo ben disponibili di collaborare. Nel 2001 un amico più dopo segnalò a Verdino che nel Palazzo Corsini, la mostra di Barato, c'era una busta di Mario Luzzi che l'editore Guanda aveva rispediva a Mario Luzzi le poesie che lui aveva mandato a Guanda e che Guanda pubblicò in quel volume di sole 300 copie da Barca e l'editore rimandò a Luzzi il manoscritto 130 foglie, l'autografo che lo scrisse. Verdino mi avvisò, avvisai il professore Mario e la mattina dopo volevo accompagnarsi lì a questa mostra. E lui quando riaprì, dopo 70 anni, riaprì le sue manoscritte, le sue visite, che aveva completamente dimenticato. Cominciò insomma un'emozione forte, immaginate, dopo 70 anni ritrova il manoscritto originale della Barca. Ma non solo c'erano le poesie della Barca, ma c'erano altre poesie che poi abbiamo pubblicato come Garzanti, che sono le poesie ritrovate. Questi fogli, 130, sono conservati qui, nella Barca. Sono altre cose non pubblicate, c'è questa poesia, L'amore. Una poesia inedita, di cui Metta ha fatto una plaquette, piuttosto preziosa, non ve la possiamo dare quella, però a tutti i presenti che lo desiderano, abbiamo fatto stampare come centro la Barca, l'anno dentro c'è il manoscritto e dall'altro lato lo scritto così come pubblica. Credo che sia un bel pensiero, un altro modo per ricordare un grande poeta, un grande cittadino, veramente, che ha fatto onore a Piazza e noi onestamente cerchiamo di rendergli grazie di per quello che ha fatto per noi. Grazie. Allora, andiamo più velocemente su alcune cose. C'è un'iniziativa che abbiamo pensato un po' di mesi fa, qui in qualche laboratorio che i PMT conoscono molto bene, in un'officina di arte incredibile, è l'officina artistica di
Emo Formini. E io sfidai Emo quella sera, dissi a Emo, ma dovresti fare la barca, si parla del centro studi La Barca, devi fare una barca, inventa una barca, perché poi prima o poi durante l'anno, il centenario, eravamo ancora nel 2013, vedrai che si andrà dal Presidente della Repubblica. Non sapevo che poi il Presidente mi avrebbe concesso con molta rapidità l'alto patronato del Presidente della Repubblica per il nostro centenario, però ce l'ha concesso anche rapidamente. Aggiungo tra l'altro che tutti i nostri eventi sono sotto il patrocinio della Regione Toscana, della città di Firenze, del comune di Pienza, del comune di Gubbio, della città di Stazzema, del parco di Stazzema e di città di Mendicino. Bene, e disse, ma inventa qualcosa, e inventò questa cosa che in questo momento è quasi definitiva. Come vedete, l'ispirazione è la vela, vedete che è una lama da dolce, vedete che la barca è un piccolo ferro da stiro arrovesciato, e il mare, ora il mare poi sarà dipinto, diventerà di un certo colore, ma questo qui diventerà il simbolo, quando sarà pronto, fotografato, sarà il simbolo finale di questo nostro centenario. La barca, perché comunque la barca è la sintesi di Mario, no? Le parole di Mario sulla barca sono simili alle parole finali, quando disse il termine e la vita, e noi leggemmo il giorno dei funerali nella cattedrale di Firenze. E quindi la barca, che è l'inizio di tutto, e che proprio con la barca, lontano dall'orizzonte, si può vedere la terra in maniera diversa, c'è un'ottica diversa. Questo ci ha ispirato quella sera con Emo Formini, che tutti conoscete, e mi sembra che sia stato di grande capacità a realizzare questo ricordo, questa sintesi che sarà riprodotta chiaramente in quattro. E che noi porteremo nella manifestazione che faremo, nel ricordo che faremo al Senato. Ci stiamo accordando in questi giorni di avere alcune date buone anche per suggerirle alla Presidente della Repubblica, perché una certa promessa generale è stata che ad una nostra presentazione a ottobre, verso ottobre, i testi che stiamo preparando e facendo stampare, tra l'altro con questo dono dovrebbe intervenire lo stesso Presidente della Repubblica. Adesso stiamo terminando, è veloce, però adesso ancora un'altra volta Luciano ci legge alcune cose civili. Prima Luciano ha parlato, ci ha raccontato, ci ha detto alcuni brani della Passione, adesso due o tre parti civili, poi lasciamo concludere all'assessore Colombini. Mentre la valle si infittisce e pettina con tutti i suoi cipressi il filo d'aria tra pioggia e avvisi d'altra pioggia, qui nel caffè fuori mano di vetri e fronde, nido e convegni di straforo, accorre e si stipa una moltitudine sorda che esala fumo. Perché non parlare un po' tra noi? Mi dice uno forato della gola, premendosi una garza sull'incavo o poco sopra, e si siede al mio tavolo nel posto dirimpetto rimasto vuoto. Lo guardo e vedo che i suoi occhi grigi vogliono dire assai più che non dica quella bocca vizza, e mi fissano ridendo.
sarà un modo di stare ancora l'uno vicino all'altro, come un tempo, nello stesso banco. Aggiunge, e più con gli occhi che con quella voce rauca e raspando. A un tratto, prima di ravvisarlo, so chi è, da quella tenerezza d'uomo stretta, ricordo che fu anche del ragazzo, il ragazzo un po' femmina che turba un niente. Mai non avrei pensato a te, mio caro, scusami. E allunghiamo le mani sopra il tavolo a stringerci le nuche lanose e opache. E così ci facciamo un po' di festa, guardandoci negli occhi ancora vivi e cercando di indovinare il resto. Di nuovo si comprime la garza sull'incavo e riprende con quella voce afra, dura. Forse dovrei darti un ragguaglio di tanti anni fino a questa croce. Non ne vale la pena. Preferisco che tu immagini. Certo, so bene quello che mi aspetta. Lo guardo che abbassa le palpebre e mi appare calmo. Io non so dire altro. Penso a questi incontri. Se si può cavarne un senso che non sia di rimorso e basta. E sto senza parole qui davanti a lui, che è troppo mio compagno perché possa consolarlo o mentire. Né lui chiede conforto, ma un attimo di comunione piena, per sé quanto per me, ed offre questa pace in cambio. Ho seguito i tuoi successi, riprende quella voce quasi gorgogliando. Oh, non sono senza contrasti, ma ciò non ha importanza. Mi schermisco io ed avvanto sotto la sua occhiata bianca. Abbiamo avuto in sorte tempi duri, ma non fummo da meno, anche se ne siamo usciti un tantino empi. C'è stato poco tempo per pregare. Poco tempo, infatti. Ma ho fiducia che l'azione sia preghiera anch'essa per il futuro ed espiazione del passato, dice e arrossisce a sua volta, e in quel pudore lo rivedo meglio quale fu nell'infanzia. A mano che il colloquio avanza, i silenzi si fanno più frequenti e lunghi. Vediamo lui l'amenità dosi del luogo, di là dai vetri sparire dietro una coltre di pioggia, ed io la sala invasa da una nube di fumo diventare ingombra. Dicono a una radio di Eichmann, dove avrebbe qualcuno, or non è molto versato o represso qualche lacrima, danzano al fruscio basso di un disco, non però così basso da non soverchiare il transistor. So quel che pensi, eppure hai torto, dice con un sorriso divenuto blando, mentre guarda fuori, mentre l'ora si fa tarda. Non posso non sentire in questo scalpiccio un che di santo. E frattanto penso con un brivido a noi, quando saremo sull'uscita, sul punto di dirci addio, sotto la pioggia e sotto il pigolio degli uccelli, tramato fitto. Muore ignominiosamente la Repubblica, ignominiosamente la spiano i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti, arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza accanto, ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani, si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli. Tutto accade ignominiosamente, tutto, meno la morte medesima.
cerco di farmi intendere dinanzi a non so che tribunale di che sognate equità, e l'udienza è tolta. Ed ora questo per i ragazzi che sono qui presenti. Il poeta è anche profeta, purtroppo tragicamente profeta per questi venezi. Questa poesia è stata scritta per la strage di Tiananmen. Le piazze ancora oggi sono piene di sangue. La fine della sparatoria venne. Avanzate burbanzose di carri di Atoplinto a cui far fronte con gli stracci dei vessilli non furono più viste su tutto l'orizzonte. Da dove allora quell'angustia oscura del cuore? No, del sangue. Quella voragine non loro, ma dell'umana sostanza. Non era quel dolore messo in conto di nessuna dovuta sofferenza. Si perdeva nel dispendio inutile del male. Si dicevano, e in questo si sbagliavano. Assai oscuramente lo sapevano. Assai oscuramente erano certi. Siamo arrivati alla fine, è stata una serata bellissima. Io vorrei segnalare la presenza in sala anche di Antonio Valtore e Silvia Parchi, che hanno curato la regia di una bellissima documentario in Toscana, Un viaggio in Versi con Mario Luzzi, ripercorre la vita di Mario Luzzi, l'infanzia, la maturità e poi l'anzianità. Questo documentario appunto regia di Antonio Bardo e Sina Falchi di Marco Manchi con i resti, e ha avuto il riconoscimento e il patrocinio da parte della Regione Toscana, la quale ha indicato appunto questo documentario come il filmato che accompagnerà tutte le iniziative che si svolgeranno in ricordo di Mario Luzzi. Noi lo vedremo alla prossima occasione, che in questo caso sarà tra qualche mese, sarà nel mese di settembre, perché a settembre, il 26 settembre, inaugureremo proprio nelle sale che si trovano al di sotto di questa sala, le sale del Museo Archeologico, inaugureremo appunto la mostra su Mario Luzzi, e inizierà anche quelle che saranno le celebrazioni che poi avranno il loro culmine il 20 di ottobre, sempre qui a Piazza. Io a questo punto ringrazio tutti coloro che sono venuti, lamento che è qui disponibile la copia del film per sentirare, e invito i ragazzi del liceo di avvicinarsi qua, perché come Paolo l'ha promesso c'è un piccolo pensiero per loro. Grazie di aver partecipato e grazie.